me è stata un'emozione continua durante questa salita, no? La verdad que yo creo que es uno de esos puertos que te genera sensaciones que no lo hace ningún otro. Sì, quando sono partito questa mattina l'obiettivo era quello di portare a compimento la salita, perché avevamo fatto con Santiago questa scommessa, no? Avevo qualche timore, no? Perché sopra i 3.000 metri, cioè, non siamo abituati, no? a respirare. Siamo partiti questa mattina, però con grande felicità, no? Questa è l'emozione che ho provato oggi facendo la salita. Venía hablando con mi amigo y yo le decía, hacer una subida de estas, más que fuerza, requiere muchísima cabeza, ¿sabes? Tienes que saber gestionarte, saber gestionar tu cuerpo, tu mente, para que aguante llegar hasta aquí arriba, es duro. Y no, muy contento, ¿verdad?, de tenerlo aquí en Letras, de habernos podido tomar una huepanela con queso. È cresciuto un po' e ha una grande capacità di concentrazione, di dedizione, di professionalità, e questo non ce l'hanno molti corridori. E quindi sono convinto che ci darà grandissime soddisfazioni in futuro. Mi piace seguire gli atleti come Santiago, perché loro con le loro vittorie ti danno emozione, no? E tu vivi anche per le emozioni, no? Ho vissuto e ho vinto, e sai, durante la salita pensi a tutto quello che ti è passato nella vita, no? Vittoria al mondiale, tutte le vittorie che ho fatto, ma a 33 anni per problemi alla schiena, la morte di mio papà un anno fa, e quindi sai, ti passa tutto questo, e quindi è stata una grande felicità arrivare in cima, no? La gente vede solamente quando il corridore vince, ma non sa quanti sacrifici ci sono dietro per arrivare a questo livello, no? Mira, el ciclismo para mí me ha dado todo lo que tengo hasta ahora, ¿sabes? Tanto a mí como a mi familia, a mis amigos. Me ha cambiado el modo de ver las cosas. Me ha enseñado desde estar en el suelo a estar en lo más alto, ¿no? Y he conocido a personas maravillosas que poco a poco yo creo que me han dado un grano de arena en mi vida, en mi carrera deportiva, y creo que seguirá sorprendiéndome el ciclismo, y siempre eso digo, ¿no? El ciclismo me cambió la vida a mí y a los míos. Cuando sono in giro anche con mia moglie andiamo a scoprire posti nuovi, no? E venire qua in Colombia per fare la salita più lunga della Colombia è un'esperienza, no? È un'esperienza che invito ai ciclisti di provare. Ti fa vedere culture diverse, modi di pensare diversi, paesaggi diversi. Sono delle esperienze che devi venire a fare, no?